Cari amici di Telebari, bentornati a Tempi Supplementari. Che cos'è questo? Un limone. Confermi? Dovrebbe essere un limone. Ah, facciamo come i giochi a quiz. Allora, secondo me è un limone. I limoni sono molto importanti, fanno bene dieta mediterranea, si prende l'olio, si mette anche un po' di limone, si fa una bella insalata. È caduto il limone. Ce l'ho io, dai. È caduto il limone. Tienilo tu. Io ho camminato per anni con un limone in macchina. Ecco. Perché? Perché mi sono innamorato di un film, di un grande regista, di un regista che ha reso anche un affresco molto carino e piacevole della Puglia. Non è facile dipingere la Puglia nel modo in cui Alessandro Piva, benvenuto, ha fatto. Ciao Alessandro! Ciao a tutti, ciao Alvise, come state? Bene. Benissimo, Alessandro, soprattutto sentirti è un grande piacere e penso tu possa capirmi, soprattutto in questo discorso. Quando parliamo di Puglia, purtroppo ci vengono in mente tanti scandali, ci vengono in mente tutte quelle cose che non vorremmo mai sentire, storie di violenza, storie di prostituzione, storie che hanno poco a che fare con quello che è la nostra terra. All'interno del nostro territorio, all'interno della Puglia, ci sono anche dei registi che rappresentano con dei film molto belli, potremmo anche definirla quasi la crudezza di questa realtà, ma che ne danno un affresco talvolta anche romantico. Mi riferisco a mio cognato, con Sergio Rubini, mi riferisco alla Capagira, dove ha avuto anche una parte il grande Pinuccio Sinisi, Annalisa, che è venuto a trovarci, che ci ha regalato, fammi sentire ancora più giovane, nostro coetaneo, io e te siamo coetanei, che ci ha regalato tante risate con tante serie televisive. Alessandro, qual è la Puglia che ti piace? Ma guarda, hai incentrato una cosa, Alvise. Io lo sai, sono sensibile a questi temi perché spesso mi dicono tu sei quello che lava il pubblico i panni sporchi della nostra regione. No, questo l'ho sentito dire la prima volta quando è uscito la Capagira, se ne parlò tanto. Però in realtà a me quello che piace di questa regione è la sua grandissima umanità, no? Io me ne accorgo, io vivo a Roma da tanti anni e se esco per la strada, ma per fare la spesa, comprare sigarette, fare benzina, qualsiasi cosa mi possa venire in mente di fare, io torno a casa con qualcosa in più, che non è solo la busta della spesa, restando l'esempio, ma è proprio qualcosa di un'esperienza che ho, un rapporto umano che mi arricchisce. A Roma questa cosa è molto meno forte, molto meno importante, ed è questa la cosa bella della Puglia. E restando al cinema che faccio io, anche se parliamo di chiaroscuri, di bassi fondi, di dati nascosti delle nostre città pugliesi, io penso di essere riuscito a restituire anche appunto quella grande umanità che hanno tutte le persone che abitano Bari, la Puglia e il Sud. Alessandro, c'è una scena che mi ha colpito particolarmente all'interno della Capagira, che era un bandito che faceva contrabbando e nel momento in cui c'è il passaggio della famosa stecca, dice al contrabbandiere che deve fuggire perché deve scappare dalle forze dell'ordine, fammi compagnia per il caffè. Ecco, in quel frammento, in quel fotogramma, c'è secondo me una grande storia dietro e mi riallaccio a quello che tu hai detto. Non è il caffè in sé, non è la busta della spesa in sé, è il racconto di quella scena. Penso che proprio a questo faccia riferimento il tuo discorso iniziale. Sì, pigu caffè a prima, Esatto. Io volevo mantenermi sui francesismi, però ecco, penso che quella sia una scena che regala veramente tanto. Sì, sono d'accordo con te, è una scena che è rimasta, che è piaciuta molto e che io, cioè quando giri qualcosa che è forte, che funziona, ti rimane anche, già mentre la stai facendo, capisci che hai fatto qualcosa di bello. Nella Capagira ci sono un paio di scene che io ricordo con quell'intensità lì, una è quando Carrarmato irrompe, perché ha visto il film, si ricorderà, irrompe a casa di sua sorella e Sì. trova Pasquale Minuì che dice tu sei messo profumo. E quella scena lì, quando l'abbiamo girata, ci guardavamo tutti come a dire, mazza che stiamo combinando. Cioè, sentivamo di star facendo qualcosa di forte. E la stessa sensazione io l'ho avuta lì, girando la scena di PQ Caffè a prima, con il grande Teodosio Barresi e Mimmo Mancini, e lì eravamo nel posto giusto, al momento Oh, giusto Alessandro, guarda, sono contento e anche un po' orgoglioso che quel frammento che è piaciuto a me aveva tanta intensità anche per te, ecco, quindi Sì, sono contento confermato. di questo.
C'hai il naso, occhi e limoni però. Grazie per il naso però, perché adesso non so se è il miracolo della televisione. Ma a me mi hanno poi detto, ciò che c'è in vetrina c'è in bottega, mi hanno detto. Vabbè, comunque adesso non voglio, ci sta. Però siccome piglio un caffè a prima, come è stato detto, ci buttiamo. Comunque te lo dice uno che di nasi se ne intende. Sì, io non riesco a bere nel flut e faccio finta che non mi vada. No Alessandro, io volevo chiederti una cosa, piacere, comunque sono Lilli, e per quanto riguarda la capagira, tu... Non vorrei fare una gaffe, hai collaborato con Mino Barbarese, giusto? Certo. Ah, ecco, allora vorrei capire un attimino, io conoscendolo di persona perché è un mio carissimo amico, quanto è stato difficile collaborare con lui, perché sai bene come è fatto Mino, cioè o gli dai un copione, dopo 2 secondi si è dimenticato sia il copione e quello che era scritto sul copione, quindi... Sì. No, di Mino è un bellissimo ricordo, cioè io dico sempre l'unico uomo al mondo con l'occhiale da sole incorporato, fronte, no? Ma al di là di questa sua peculiare caratteristica, no, Mino è un attore fondamentale per quel film, perché aveva proprio, come dire, ci restituiva tutto un respiro della Bari profonda, vera, autentica. Doveva recitare poco, al punto che ti confesserò, ora che ne parlo, mi ricordo questa cosa che mi ha colpito molto quando abbiamo girato la scena della parte finale, quella della rapina. Sì, ricordo bene. Mino venne da me e mi disse, dopo che avevamo girato, mo Alessà, ma io mi sono scandata da lei. Ma è così, ma è veramente, lui è così, è verissimo, perché io avevo tirato fuori questo attore, bravo peraltro, Lucio Zagaria, che viveva a Roma, vive tuttora a Roma, cioè non era un attore che lui conosceva, no? Cioè neanche di vista, e quando arrivò, quindi da sconosciuto perfetto, e con la pistola in mano, e tutto, perfino, non era un bravo attore, era un rapinatore da lei. Per dire quanto è anche sano e sincero nell'approccio, non credo che un altro attore me l'avrebbe confessata. Io invece, Alessandro, vorrei sapere il posto più bello per te di Bari. Quello dove baci le ragazze, Alessandro. Ecco. Io bacio sempre la stessa ragazza. Sì, non ci sono più le mezze stagioni. Assolutamente. Io e Lilli abbiamo dei capelli belli. Comunque, cioè, fatemi pensare. Penso che questa è una domanda interessante. Vabbè, io quando... Adesso io sto preparando un film che devo girare a Napoli e certe volte che sto in macchina vago per dei posti, delle periferie assurde, desolate, e io, chi sta accanto a me, location manager, scenografo, eccetera, dice, guardate lì, bellissimo! Io certe volte mi volto, oppure indico io dei posti che un'altra persona direbbe che schifo, madonna, che degrado, che... Per cui certe volte i posti belli per noi sono dei posti che ci suggeriscono, ci emozionano, ci trasmettono qualcosa, ma non sono belli ufficialmente. Se penso a Bari, in effetti ci sono dei posti, devo dire, c'è una zona di Bari che io amerei, aperta a tutti i cittadini costantemente, senza varchi, senza blocchi, ed è quella del porto. Il porto di Bari, ma tutta l'area, è meraviglioso, anche per il traffico di persone diverse che ci sono. Ho avuto la fortuna di girare qualche tempo fa un videoclip da quelle parti, cioè nel porto, e io ci girerei tutto un film là dentro, e inviterei i baresi, quando possibile, ad attraversare quel varco che è un po' intimidatorio, no? Della finanza lì all'ingresso, che riduce l'accesso, ma in realtà è un posto strepitoso e che ti ricorda il rapporto di questa città col mare. Però insomma, Bari è bella in tante sue zone. Penso spesso al mare se penso a Bari, devo dire, ovviamente. Però poi, se strada facendo, mi viene in mente un posto in particolare, ve lo dico. Ma il porto sicuramente è un posto dove io andrei anche ad abitare. Alessandro, la competizione è il tema, come ti avevo della puntata, come ti avevo già annunciato, ci siamo fatti delle grasse risate con Paolo Villaggio, che racconta come occorra imparare a perdere. Dice, io voglio imparare a perdere, non voglio vincere, la famosa partita di biliardo con il capo. In questa società un po' esasperata dalla vittoria e quindi anche un po' esasperante nelle sue forme, non ritieni che un elemento che spesso e volentieri fa il grande regista è proprio quello di cogliere il particolare non del vincitore ma del vinto? Io sì,
diciamo, ho fatto anche di questa cosa qui un considera che un'immagine per me importante del mio primo film era il fatto di cercare di raccontare le persone che noi normalmente vediamo in televisione nei servizi del TG, mentre qualche poliziotto gli mette la mano in testa mentre entra in macchina, avete presente, sì, no? Sì, quando li conducono, no. Ecco, che è l'unico segno, diciamo, di caratteristico. Di vabbè, anche persone. Se uno è molto alto si fa così, però, cosa, cioè... Sì, in genere lo fanno per altri motivi, però insomma per me era un gesto che avevo sempre notato ed era l'unica cosa che veniva a sapere di persone che poi vedi giusto nella faccia delle foto segnaletiche e così via. Quindi a me, diciamo, io cerco costantemente di andare oltre la superficie di quello che si sa normalmente per cercare di restituire qualcosa di un po' più profondo, di un po' di spessore in più. Ma rispetto a questo dei vinti, devo dirti che noi, soprattutto noi del cinema, ci viviamo costantemente, noi viviamo di alterne fortune, proprio per definizione, cioè è difficile, forse Billy Wilder ha fatto un concatenamento di grandi film di successo, ma pochi altri possono dire di averlo fatto, ed è quindi, diciamo, connaturata alla nostra stessa esistenza di insuccesso, che è tra l'altro una cosa di cui gli anglosassoni, vi vorrei sottolineare, cioè, gli anglosassoni sono quelli a nord di Bitonto, per esatto, chi ci segue, da chiaramente, okay. Esatto, oltre Bovino, diciamo così, okay. Quasi hanno confini, no? Quasi confini. Quasi confini, hanno un rapporto molto, molto diverso con questo. Mi ha colpito, una volta stavo viaggiando, era all'estero, mi è capitato un Vanity Fair versione internazionale, versione americana, e c'era una bellissima intervista molto approfondita, molto, molto densa, a uno dei fondatori di Facebook. Era uscito il film e quindi c'era l'intervista a questo finanziatore che è stato praticamente strategico del successo di Facebook, perché è arrivato al momento giusto ad affiancare finanziariamente Zuckerberg, no? E lui è anche l'inventore di Napster, avete presente? Come no, come no. Ecco. Anche lì è stata un'esperienza fortissima, enorme, di grande successo, poi l'hanno chiuso ma guadagnandoci dei soldi, insomma, quindi un pioniere della nuova finanza del web. E l'intervistatore dice, cavolo, ma lei ha fatto delle cose strepitose, cioè ha un pedigree incredibile, ha fiuto, eccetera, eccetera. E quello dice, guardi, lei mi ha detto la cosa che ho fatto all'inizio e la cosa che ho fatto alla fine, ma lei non mi ha chiesto cosa ho fatto in mezzo. che è la cosa... è incredibile. E gli dice tutti gli insuccessi che aveva avuto in mezzo. E quelli saranno parte del futuro successo, Alessandro, perché esatto. È lì che si costruisce il futuro. Grazie veramente Alessandro per essere stato qui a Telebari. I tempi supplementari, lo sappiamo anche come nazionale di calcio, sono un po' tiranni. Annunciamo che stai per partire per Napoli, tu sei originario di Salerno, sei un po' come me, sei un mezzo sangue, un po' campano, un po' pugliese di adozione, quindi ti faccio un grande grande in bocca al lupo per tutte quante le tue idee e per tutte quante le cose belle che regalano una fotografia diversa di Bari, ma in generale della Puglia. Grazie ancora Alessandro. Crepi il lupo, grazie a voi, un buon saluto a tutti. Ciao. Buon proseguimento. Ciao. Torniamo subito.